buongiorno a tutti, siamo al terzo turno dei laboratori dal basso, quindi oggi abbiamo ospite Francesco Lancia da Roma, della compagnia dei Buongiardini. Farà lui stesso una breve presentazione, poi ma acceso? Una Pubblicità. Ok, allora, poi farà lui una breve improvvisazione. Una breve presentazione, oltre che essere attore, è anche improvvisatore, quindi attore di improvvisazione teatrale, ma anche autore, non solo teatrale, anche televisivo, anche radiofonico. E oggi ci parlerà in particolare di un progetto molto bello che hanno realizzato, insieme ai Bugiardini, con i Bugiardini. Ok, con i Bugiardini, quindi si tratta di un film muto improvvisato, hanno avuto questa idea e noi l'abbiamo invitato qui perché hanno deciso di sostenere questa idea in una maniera molto innovativa, molto originale e anche con risultati positivi poi, quindi lo portiamo proprio come caso di studio da analizzare assieme, perché hanno con il funding e il crowdfunding sono riusciti a sostenere questo spettacolo e a portarlo al Fringe Festival di Edimburgo, che è un festival molto importante. Quindi passo direttamente la parola a Francesco e Perfetto, grazie. illumina. Intanto grazie per l'invito in questo posto che ho appena scoperto essere assolutamente meraviglioso e che vi invidio tantissimo da romano, in cui cioè, abbiamo tutti i posti piccolissimi, invece questi spazi sono meravigliosi. Quindi grazie mille per l'invito e come ha anticipato Fabio, quello che farò è raccontarvi l'esperienza dei Bugiardini con il loro film muto improvvisato, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto funding e crowdfunding e la nostra partecipazione al Fringe Festival di Edimburgo che è avvenuta per la prima volta l'anno scorso e che si ripeterà quest'anno, quest'estate per la seconda volta ad agosto. Farò questa breve presentazione, spero vivamente di essere molte volte interrotto da voi con domande, osservazioni o scetticismi vari. Sono qui apposta per rispondere alle vostre domande e raccontarvi la nostra esperienza. E intanto vi dico chi sono, ovvero cose di cui ve ne frega il giusto, però insomma è giusto per capire con chi avete davanti. Io mi chiamo Francesco Lancia, sono dell'81, anche se mi riporto male, e sono laureato con lode in informatica teorica, che è matematica, con una tesi dal titolo lunghissimo che non mi è entrata nemmeno nella presentazione, insomma è finita fuori schermo. Ma ormai eoni fa mi sono appassionato all'arte dell'improvvisazione teatrale, che Fabio conosce bene, che è l'arte di fare teatro senza copione, di salire sul palco, affrontare il rischio del foglio bianco e scoprire lì quello che accade. E incidentalmente questo mi ha portato da un giorno all'altro a mollare la mia carriera dietro a un computer con tanto di contratto a tempo indeterminato per lanciarmi nel campo del radio-televisione in cui sono autore, principalmente lavoro per Radio DJ, non so quanti di voi ascoltano Radio DJ, ma insomma potete ascoltarmi là tutte le mattine dalle 7 alle 9 o per Rai 2 la 7, insomma per diversi programmi. Sono l'autore di riferimento del Trio Medusa di Nicola Savino e di altre entità misteriose che aleggiano al mondo della televisione, che magari al mondo teatrale nemmeno dicono tanto, però insomma giusto per darvi una panoramica. Faccio parte, come vi dicevo, da un po' di anni della compagnia dei Bugiardini, che sono questi sei brutti ceffi che vedete qui a sinistra. Non mi chiedete il perché del nome Bugiardini, primo perché immagino che non vi interessi granché, secondo perché è una storia lunghissima. E siamo quei sei, fondamentalmente siamo noi fondatori del gruppo, eravamo un po' di più, abbiamo perso qualche pezzo per strada e un altro pezzo adesso è a Londra e insegna teatro dopo essersi diplomato nella scuola di Philippe Gollier e insegna teatro in giro per l'Europa. Veniamo tutti dalla scuola del match di improvvisazione teatrale, che è forse la prima forma di improvvisazione arrivata qui in Italia, poi ce ne siamo tra virgolette liberati, nel senso che la nostra formazione lì era finita e cercavamo altri stimoli e siamo stati all'estero, abbiamo avuto la fortuna di poterci formare a lungo all'estero in Canada, a Calgary, allo Smooth Theater di Keith Johnston, che è un po' uno dei guru dell'improvvisazione teatrale.
a Chicago, al Second City e all'I.O., che sono i due teatri principali di improvvisazione in quel di Chicago, dove abbiamo appreso le tecniche di improvvisazione americo-canadesi, diciamo, o canado-americane, se volete. Molti gli spettacoli che facciamo sempre nell'ottica della nostra compagnia, e ultimamente tra tutti questi spettacoli, due che ci hanno portato più fortuna e che ci hanno permesso di dire: ok, la nostra strada è quella, dopo diversi format che tuttora facciamo e che ci ricordano un po' il nostro passato, sono questi due che vedete in basso a sinistra, ossia Sh, il film muto improvvisato, che sarà quello di cui parliamo oggi, e Blue, il musical completamente improvvisato, che è un vero e proprio musical di Broadway, con il problema che è completamente improvvisato, quindi canti, balli, coreografie, testi, copioni, personaggi, è tutto creato sul momento con una band di quattro elementi che improvvisa con noi. Ma ci concentreremo in particolar modo sul primo film muto improvvisato. Fondamentalmente, l'idea ci è nata, non dico per caso, ma da un'esigenza. Noi per 3 anni siamo stati al Fringe Festival di Edimburgo, il primo anno per caso, poi una volta che ci vai te ne innamori, credo per sempre, non so quanti di voi sono stati, hanno avuto la fortuna di stare al Fringe, di poter partecipare anche solo come pubblico al Fringe di Edimburgo. È un posto meraviglioso, dove quello che respiri è semplicemente arte. Ci sono, ve ne parlerò specificatamente più tardi, ma ci sono qualcosa come 60.000 spettacoli, 2.000 teatri in un mese sparsi per tutta la città. Tutto diventa teatro, ogni singolo angolo della città diventa teatro, anche solo per spettacoli con un attore e due membri del pubblico. Però c'è teatro ovunque e arte di tutte le forme, quindi teatro, ma teatro di testo, teatro di improvvisazione, cabaret, stand-up, ma non solo. C'è giocoleria, musica, band, qualsiasi cosa tu possa immaginare come arte performativa la trovi al Fringe. Si svolge ad agosto a Edimburgo tutti i mesi. L'effetto collaterale è che Edimburgo diventa no costosa, praticamente diventa d'oro in quel periodo lì, e voi capite che quando devi portarci uno spettacolo non è proprio la cosa più facile, non è proprio la cosa più facile da fare. In generale è dal 2 al 25-26 agosto, dura 3 settimane con 3 giorni di preview, la chiamano, cioè 3 giorni in cui gli spettacoli si mettono in mostra per i giornalisti. Eravamo al Fringe come pubblico per vederci quei migliaia di spettacoli e lasciare alla regina Elisabetta centinaia di sterline in biglietti, e ci è venuto in mente che prima o poi anche noi ci saremmo dovuti esibire al Fringe Festival di Edimburgo. È talmente bello l'atmosfera che si respira, che dovevamo trovare un modo per esibirci. Il problema è che gli spettacoli sono, per la stragrande maggioranza, direi il 95% in inglese, e noi non siamo particolarmente ferrati con l'inglese, nel senso lo parliamo anche abbastanza fluentemente, ma improvvisarci è un'altra cosa, ci puoi provare, viene anche divertente, ma vieni asfaltato dalle compagnie inglesi o scozzese madrelingua, spesso giovanissime e spesso bravissime, che sono sul territorio, che sono molto più fighe di te e anche molto più radicate. Però noi avevamo questa cosa che ci rodeva dentro: dobbiamo andare a Fringe Edimburgo, dobbiamo andare a Fringe Edimburgo. Batterie scariche? Ah, deve essere il pacemaker che e contemporaneamente, come vi dicevo, siamo stati a Chicago, quell'enorme fagiolone è a Chicago, e mentre eravamo al Second City abbiamo visto che gli americani si divertivano tantissimo, morivano da ridere a vederci improvvisare con le nostre quattro parole di inglesi. E quando gli chiedevamo: ma perché vi divertite così tanto, che stiamo dicendo cose insensate, ci dicevano: è perché voi italiani siete fisici, vi muovete. Sapete, gli americani ce l'hanno questa cosa, che noi ci agitiamo, muoviamo le mani, mamma mia, quando fanno la parodia fanno questo, muovono le mani, no? Siete fisici, vi muovete tanto, noi invece come improvvisatori siamo fermi immobili e chiacchieriamo. E allora ci abbiamo fatto un po' attenzione a questa cosa, e in effetti è vero, non tanto gli inglesi, che provengono da una tradizione teatrale importante per cui hanno un utilizzo del corpo piuttosto notevole, ma soprattutto le compagnie americane o comunque
diciamo, anglosassoni in genere, utilizzano poco il corpo e vedono l'improvvisazione come due persone salgono sul palco e cominciano a chiacchierare, interpretano anche dei personaggi interessanti, ma principalmente chiacchierano. E era a Chicago, forse influenzati dalla recente uscita del film The Artist. In realtà era un periodo in cui il cinema era pieno di roba ispirata al cinema muto. C'era, era uscito The Artist, era uscito Hugo Cabret, il film di Scorsese, ispirato anche quello al cinema muto. Insomma, c'era questa componente di cinema muto, di teatrale fisicità, di nostra ricerca di qualcosa che ci ha permesso di esibirci al film. Ce l'abbiamo detto, ok, la prima cosa che può unire i popoli, che ci permette, unire i popoli mi sembra esagerato, però insomma, che ci permetterà di esibirci all'estero, potrebbe essere quella di togliere le parole al nostro spettacolo. E quindi abbiamo detto, ok, la forma che unisce potrebbe essere quella del cinema muto. E ci siamo messi a cercare su internet e abbiamo scoperto che non esisteva nessuna compagnia che si era lanciata nel cinema muto, nel film muto completamente improvvisato. C'è una, faccio una piccola digressione, c'è una legge su internet che mi pare si chiami la legge numero 34, quella del porno, sì, quella lì, la legge numero 34, che dice che se puoi pensare a una cosa, su internet c'è del porno legato a quella cosa. Nell'improvvisazione esiste una legge che si chiama 34 bis, se puoi pensare a uno stile o a qualcosa, esiste qualcuno che fa improvvisazione legata a quella cosa lì. Però non esisteva ancora nessuno che lo faceva sul muto. C'era una compagnia hawaiana che faceva una cosa simile, ma non era strettamente un film, erano più scene mute. E allora abbiamo detto, ok, questa è la sfida, fare un film muto completamente improvvisato. È diverso da fare un film, cosa che facciamo, di Hitchcock, completamente improvvisato, perché lì devi studiarti uno stile e poi applicare quello stile, quei tecnicismi, quei particolari che rendevano un film di Hitchcock all'improvvisazione. Nel muto avviene tutto questo, ma in più non c'hai la parola, quindi devi riuscire a raccontare una storia di 1 ora e 10 a un pubblico che ti segue senza l'utilizzo della parola e soprattutto senza che il pubblico si impicchi in platea annoiato e devastato dalla tua scarsa abilità. Però la sfida era forte, era secondo noi stimolante e abbiamo detto ok, diamoci un paio d'anni per lavorare a questa cosa senza avere fretta. E quindi abbiamo cominciato a pensare a Sh, il primo film muto improvvisato. E quello che cos'è, non vi risparmio la lettura, però praticamente alla fine siamo riusciti ad arrivare a questa idea di format. 6 attori che salgono sul palco e un musicista che creano dal nulla appunto un film muto ispirata alla storia e alla comicità tipica dei film di quell'era lì, quindi Harold Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Max Linder, eccetera, eccetera, per non dimenticarne nessuno, insomma, non li dico tutti. E il ruolo del musicista non è da sottovalutare perché appunto noi improvvisiamo in silenzio, quindi anche qui per evitare che il pubblico si uccida e stia 1 ora e 10 in un teatro silente, c'è un musicista al piano che, come accadeva un tempo, improvvisa e sonorizza quello che noi facciamo, quindi è lì, guarda il palco, lui è molto in gamba e riesce a improvvisare quello che vediamo, che in alcuni casi era quello che succedeva negli anni 20, all'inizio del secolo, dove a volte c'era il copione che i musicisti dovevano seguire perché era temporizzato col film, a volte semplicemente i musicisti guardavano lo schermo ed andavano avanti. Ed è chiaro che questo trasmette, chiunque ha improvvisato lo sa, un'energia in tutti e 2 i sensi: gli attori influenzano il musicista e il musicista influenza gli attori. In più, se ci mettete che il musicista deve anche sonorizzare, quindi eventuali, non so, schiaffi, momenti di comicità slapstick, lui ha anche questo suono di dare colpi e di sonorizzare, per il musicista diventa molto divertente, anche se alla fine dell'ora, ora e 5 di spettacolo ha tipo sudato 8 litri di sudore. Ovviamente il tutto non ha copione, e allora ci siamo messi a dire: ma quali saranno i punti di forza di questo spettacolo, i punti di debolezza? Beh, il punto di forza, il primo è evidente, che sarà comprensibile da tutti. Potremo andare in tutto il mondo a farlo e non ci saranno problemi di lingua. Forse ci saranno dei gesti che magari saranno chiari per noi, poi dopo capiremo scoperto, ma potremo andare a farlo in tutto il mondo, dalla Germania alla Francia all'Australia. Capiranno. E non solo, ma abbiamo scoperto che anche i mudenti possono usare questo spettacolo,
sempre molto bello quello che è accaduto specialmente a quei giorni. I punti di debolezza fondamentalmente li abbiamo individuati appunto nella differenza dei gesti. Molto spesso noi il nostro corpo emette dei gesti che per noi sono tenissimi e che per la cultura straniera non riesce a capire che cos'è. Ad esempio, buono, che per noi è questo, e spesso li può capitare di fare buono, questa cosa. Loro ti guardano e dire che vuol dire, perché per esempio in Portogallo abbiamo studiato il buono è questo, fare questo gesto qui. E quindi abbiamo dovuto lavorare molto nel toglierci questi gesti, cioè nel togliere il mimo dal nostro spettacolo, perché altrimenti si sarebbe poi chiuso il gelato. Sono un cyborg, in realtà non ve l'ho detto, ma... Ah, va meglio? Sulle mani! Va meglio? Perfetto, ok. Allora, sì, dicevo, il punto di debolezza sono i gesti e l'altro punto di debolezza è che lo spettacolo, almeno da fare all'inizio, era veramente difficile. Riuscivamo ad arrivare più o meno a un quarto d'ora e poi le cose... drammaticamente precipitavano. Non ci siamo arresi, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a lavorare. Intanto, la prima difficoltà, abbiamo fatto una roba che le compagnie di improvvisazione non avevano mai fatto fino a quel momento. L'abbiamo fatto perché, in realtà, un pochino perché ci faceva figo, sembrava figo farlo, e poi in realtà abbiamo scoperto che aveva un grandissimo effetto sul crowdfunding, di cui tra poco vi parlerò. Cioè, abbiamo fatto un casting. Abbiamo detto ok, siamo in 6, anzi in 5 perché uno è a Londra, questa cosa non riusciremo mai a farla da soli. Chiediamo a tutti gli improvvisatori provenienti dalle altre compagnie se vogliono partecipare a questo progetto. Ora, non so quanti di voi sono nel mondo dell'improvvisazione, ma questo succede anche, immagino, nel teatro in generale. Le scuole di improvvisazione tendenzialmente, se potessero, si ucciderebbero tra loro, perché come le scuole di teatro, se faccio io questa cosa e se la fai pure tu, mi togli delle opportunità, quindi la devo fare solo io, quindi muori maledetto. Nella maggior parte dei casi funziona così. Una mentalità, mi rendo conto, un po' limitante e provinciale, però è quello che succede. Quindi fare questa cosa è stato un po' uno shock, soprattutto nel territorio romano dove questa guerra era molto forte, perché noi eravamo disposti a prendere attori da tutte le compagnie. E in effetti si sono presentati attori da tutte le compagnie, facendo arrabbiare i boss di queste compagnie, perché siamo arrivati a minacce, il tipo no, se fai quello spettacolo non puoi fare le altre cose che fai con noi, insomma, dinamiche che immagino tutti nel loro piccolo abbiano vissuto, o vi auguro di no, ma immagino sia così, e per cui si sono presentati un sacco di attori e noi abbiamo allargato il gruppo e da 5 che eravamo siamo arrivati a 14 attori, cercando quelli che avevano la fisicità più propria per un film muto, cercando gli improvvisatori un pochino più esperti, quelli che erano in buono spirito, cioè quelli che venivano per la voglia di mettersi in gioco, quelli che parlavano un minimo di inglese, eccetera, eccetera, insomma delle caratteristiche particolari. E vi dicevo, questa cosa poi ce la ritroveremo molto utile per il crowdfunding, e vedremo perché. Ma ho imparato a pronunciarlo crowdfunding, ve lo dico, quindi mi sentirete pronunciarlo in mille modi. In più, la diavoleria tecnica che sorprende il pubblico come un numero di magia è quella del velatino. Se avete presente i film muti, sapete che a un certo punto, in alcuni momenti, l'immagine si interrompeva e veniva proiettato un cartello che spiegava o definiva quello che stava accadendo. C'erano delle battute, insomma, immagino che un film muto lo abbiate visto tutti e sapete più o meno di che cosa sto parlando. Quello che noi abbiamo fatto, grazie all'aiuto di una validissima tecnica luci che lavora con Mutaimago e altre compagnie piuttosto celebri specializzate in proiezioni e in effetti visivi, è stato l'utilizzo di un velatino, tecnicamente si chiama così, io non lo sapevo nemmeno, che è fondamentalmente un velo di tulle che noi abbiamo steso davanti al palco e che, se illuminato in un certo modo, con le luci dietro a questo telo, è completamente invisibile al pubblico. Non esattamente invisibile, in realtà lascia una certa... sembra che sia sfocato, che era perfetto per noi perché dava proprio quella grana del film muto. In più, se si spengono le luci dietro, diventa un telo per le proiezioni, per cui quello che ci permetteva di fare è che ogni tanto noi potevamo abbassare le luci e proiettare i cartelli, e quindi il pubblico dal nulla aveva la sensazione che questi cartelli fossero apparsi davanti ai suoi occhi mentre noi stavamo improvvisando. Questi cartelli, ovviamente,
erano scritti improvvisati al volo da un attore improvvisatore che era dietro e che guardava lo spettacolo e che molto rapidamente scrive questi cartelli e poi vengono proiettati. La difficoltà è che noi, che siamo dietro al velatino, li leggiamo al contrario, perché essendo proiettati e li leggiamo al contrario in inglese, quindi è tipo quando si riaccendono le luci vedete gli attori che fanno, che stanno così cercando di capire che cosa è successo in inglese, perché tendenzialmente i cartelli sono in inglese, i cartelli non sono fondamentali, quindi se anche qualcuno non sa l'inglese e non se li legge non si perde nulla, sono più un effetto speciale per sorprendere il pubblico, però sono molto 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 efficaci. In più, questa è un'evoluzione di quest'anno, in Canada, noi domani partiamo per il Canada e per fare questo spettacolo lì, proveremo a fare i cartelli con un improvvisatore del luogo, e se questo funziona, che non ha mai lavorato con noi, che si è esperto ma che non ha mai lavorato con noi, se questo funziona il prossimo passo sarà, quando a luglio andremo in Germania, provare a fare cartelli in tedesco con un improvvisatore tedesco del luogo, quindi il pubblico se lo potrà godere perché è in tedesco, noi non capiremo nulla perché nessuno di noi sa il tedesco, ma improvviseremo insieme a loro. Quindi questo era, diciamo, il trucco del velatino. E vi faccio vedere un esempio, io non so se ho l'audio qui, c'ho un audio? Chiedo ai tecnici, c'ho l'audio che esce dal mio computer? Col microfono? Col microfono per lo streaming, ma sentiremo quello. Voi sentite quello del computer. Non mi sto inventando tutto, questo è un video fatto al festival istantaneo in Portogallo, qui i cartelli erano ancora inglesi, e loro ci hanno regalato un piccolo showreel per mostrare quello che abbiamo fatto. Istantaneo quella nota tecnica per chi può essere interessato mentre il video va. Intanto notate i costumi, ovviamente noi siamo vestiti tutti in bianco e nero, le luci sono tendenzialmente fredde, quindi non blu ma bianco e nero, e quando noi muoviamo le labbra in realtà non diciamo nulla, è semplicemente bla 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 bla, perché se parlassimo in italiano il grosso rischio è che ci capiremmo tra di noi, ma il pubblico non capirebbe, cioè noi daremmo per scontato delle cose che il pubblico non ha capito, non ha colto, e quindi ci siamo vincolati a battere a bla 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 senza niente. Abbiamo scoperto che era molto più facile, tra virgolette. Come sentite, la musica non è stata messa in post produzione, quindi è stata è realmente improvvisata in tempo reale dal nostro musicista. Ora chiaramente questi sono frammenti di una storia più lunga che presi così hanno poco senso, però insomma queste sono parte dello spettacolo che abbiamo fatto in Portogallo, e vi volevo far vedere, se ci riesco, un esempio di cartelli. Infatti credo che l'abbiano messo quello alla fine. Questa è la proiezione, adesso qua dietro in realtà ci siamo noi, non si è visto, siamo a fine dello spettacolo. In ogni caso, questo era quello che volevamo fare e quello che abbiamo fatto, e questo chiude la presentazione di che cosa è lo spettacolo Sch, an improvised silent movie.
bello, tutto figo, ok, 2 anni di prove, ok, lo spettacolo funziona, faticoso, ma riusciamo a farlo. Adesso si tratta di andare a Edimburgo, che, come vi avevo detto, durante il periodo d'estate più o meno diventa la città d'oro, dove è difficile riuscire addirittura ad andare. Ok, come facciamo a produrre uno spettacolo del genere composto da un cast di 14 persone, a prenderli, a portare ad Edimburgo e a farceli stare un mese? Avevamo sentito parlare su internet per molti esempi di questa cosa che si chiamava crowdfunding, che lo pronuncerò così per comodità. L'idea che ci eravamo fatti era che fondamentalmente si presentasse un progetto su internet e le persone che credevano in quel progetto contribuivano in qualche modo, ne diventavano produttori. Non c'eravamo molto lontani, nel senso che l'idea di base è esattamente questa. Però abbiamo poi scoperto, e adesso li vorrei condividere con voi, che in realtà è un equilibrio delicatissimo per far funzionare questo progetto. Esistono centinaia anche migliaia di progetti di crowdfunding e la percentuale di realizzazione in realtà è molto molto bassa, eccezione fatta chiaramente per quelli che magari coinvolgono un VIP, un testimonial, un attore, che in generale, essendo lui attore e famoso, ha una platea di riferimento più ampia e quindi di più facile realizzazione. Recente il caso del tizio di Scrubs, Zach Braff, che voleva farsi il suo film, ha fatto l'appello su crowdfunding, lui è seguitissimo negli Stati Uniti, è molto, molto famoso, e attraverso il crowdfunding si è ottenuto quei 3-4 milioni di dollari che gli servivano per realizzare il suo film, anche low budget, quindi insomma, però è abbastanza facile. Più interessante il caso di compagnie o gruppi che non hanno VIP al loro interno e che quindi se la devono fare da sola. Intanto abbiamo detto attraverso il web, pubblichi il tuo progetto attraverso il web e se le persone ci credono ti donano del denaro. Quando si è capito che la cosa poteva funzionare, sono fiorite le piattaforme di crowdfunding, cioè di siti che ti permettono che accolgono il tuo progetto e ovviamente ti si litigano letteralmente, perché loro chiaramente una piccola percentuale la prendono. La prima che noi abbiamo provato era Eppela, una piattaforma italiana, forse la prima piattaforma italiana, si chiama Eppela, e ci siamo rivolti a loro per capire se loro potevano accogliere il nostro progetto. Loro sono stati molto gentili, ma c'è un problema, ed è lo stesso problema che abbiamo incontrato in Kickstarter, che la seconda piattaforma, ossia i crowdfunding si dividono in due tipi: il primo è All or Nothing e il secondo no, non è All or Nothing, è un altro nome, ma dove All or Nothing significa: noi abbiamo bisogno di 10.000 euro per il nostro progetto, vado sulla piattaforma, chiedo questi 10.000 euro e do una scadenza, 2 mesi, la scadenza la posso impostare come voglio, 2 mesi. Se al termine di questi 2 mesi io ho ottenuto 9.999 euro, quindi un euro meno di 10.000, io non prendo una lira. Si chiamano all or nothing, o riesci a ottenere la tua cifra che ti sei richiesto o no. Chiaramente se arrivi a 9.999 l'euro ce lo metti tu e te li porti a casa, però il principio è all or nothing. E questo sia Eppela lo faceva, non so se lo fa ancora, magari adesso si sono adeguati all'altro tipo, però quando ci siamo informati noi era così. E poi Kickstarter, che è la prima piattaforma di crowdfunding esistente, insomma, che è stata creata, però accetta solo progetti americani, quindi solo compensi in dollari, eccetera, eccetera. E allora abbiamo trovato la nostra soluzione in Indiegogo, che è www.indiegogo. Come? Ok, abbiamo chiesto noi ai nostri supporter 5.000 euro. In realtà meno, 4.998, tra un attimo vi spiego perché questa bizzarra cifra, però abbiamo chiesto 5.000 euro. No, 5.000, noi dovevamo raccogliere 5.000 euro e quindi abbiamo chiesto a chiunque di donare quello che poteva fino a farci raggiungere 5.000 euro. Indiegogo è una piattaforma molto valida, anche le altre lo sono, però io posso raccontare approfonditamente l'esperienza con Indiegogo, con l'altra è stato solo un approccio iniziale.
Indico che è molto valida perché seguono il tuo progetto in maniera molto dettagliata e ti danno tutti i suggerimenti in base al tipo di progetto che proponi per farlo funzionare. E a noi ci hanno proprio seguito passo passo, dicendoci vi conviene fare questa cosa, e anche quando il progetto era, non so, a metà strada del suo finanziamento, comunque ci davano dei suggerimenti per andare avanti. Quindi è stata una piattaforma molto valida, e anche dal punto di vista tecnologico è stata ottima come piattaforma. Ti mettono a disposizione tutto quanto loro possono per semplificarti. Quindi vi dicevo, Indiegogo non funziona sul meccanismo All or Nothing, o meglio, se vuoi funziona anche così, ma funziona su un altro meccanismo, che è quello di prendi fino a dove arrivi. Cioè, noi abbiamo chiesto 5.000 euro, ma se avessimo concluso il nostro tempo su Indiegogo con 2.500 euro, comunque ci saremmo portati a casa quello. Dov'è la fregatura? La fregatura, tra virgolette, è che in questo tipo di progetti Indiegogo si prende una percentuale del 9%, mentre sui progetti All or Nothing Indiegogo si prende una percentuale del 4% rispetto alle donazioni che tu ricevi. Peraltro, Indiegogo funziona così: ogni donazione che tu ricevi non la ricevi intera, ma Indiegogo si trattiene immediatamente il 9%, anche su un euro di donazione. Se riesci a raggiungere il tuo obiettivo, Indiegogo rifà i calcoli e ti restituisce quello che ti deve, rifacendo i calcoli sul 4% invece che sul 9%. Quindi sono stati molto corretti. Immagino lo siano anche le altre, però insomma, io ripeto, posso raccontare solo la mia esperienza con Indiegogo. Sì, una domanda su Indiegogo: principalmente ci sono progetti di tipo artistico, ci sono anche progetti a carattere scientifico? Su Indiegogo c'è un po' la qualunque. Esistono poi siti che noi avevamo esplorato di progetti strettamente artistici. Il più famoso è Produzioni dal Basso, per esempio, in Italia, dove vengono fatte richieste per film, spettacoli, dischi. Stesso principio, però roba strettamente artistica. Su Indiegogo c'è un po' di tutto, ci potete trovare dai giochi da tavolo ai libri, a chi vuole costruire l'auto a idrogeno, tanto che molto spesso su Indiegogo, questo lo dico come nota di colore, trovate cose molto avanzate di tecnologia, idee avanzatissime che le persone vogliono costruire non cedendole a delle major, ma quindi mettono la loro idea sul web, e spesso è molto divertente sostenere queste cose, perché, e fra un attimo lo vedremo, c'è il meccanismo del perks, cioè della ricompensa. In realtà è molto facile, il crowdfunding si basa sul principio del fatto che io che ti dono i soldi non te li sto donando perché sei bello, ma te li sto donando perché sì, mi piace il tuo progetto, ma perché in cambio riceverò qualcosa. E in genere questo qualcosa o è legato al progetto che fai o sono esperienze. Fra un attimo, nel nostro caso è stato piuttosto evidente, vi spiego che cosa accade. Quindi vi dicevo, Indiegogo, la nostra scelta è stata di un progetto non All or Nothing, quindi quello che riuscivamo a ottenere ci portavamo comunque a casa. Per nostra fortuna l'abbiamo portato a termine con grande successo. Abbiamo avuto un po' di fortuna, e un pochino di fortuna è chiaramente necessaria. Immagino che ci si sia anche mossi bene grazie ai consigli di Indiegogo, ma abbiamo anche avuto un po' di fortuna. Cominciamo da, io volevo fare un giro sul, vediamo se funziona il link, ma a parte perché devo fare questa, ok, tanto ce l'avevo già aperto. Ho fatto solo una pantomima, ma ce l'avevo aperto. Ok, questa è la pagina di Indiegogo, che è la piattaforma che ci ha accolto. E intanto va bene, loro hanno un controllo sui progetti che tu mandi, chiaramente li devi convincere che il tuo progetto non riguarda l'uccisione di cuccioli di panda o simili, insomma cose che possono essere sconvenienti per loro. Quindi, spiegato il progetto a Indiegogo, ma anche qui sono molto veloci e snelli, loro ti dicono: ok, la cosa ci piace, funziona, facciamola. E proponi il tuo progetto e loro la prima cosa che ti dicono è: ok, realizzate un video che sia immediato, che spieghi quello che fate, che sia accattivante, in cui ci sono le vostre facce. Questa è una delle prime cose che mi ha colpito, in cui ci sia la faccia di chi propone il progetto, che non sia una roba strana, astratta, che non si capisce chi la fa. Ci devono essere le vostre facce, perché dobbiamo creare un'affezione tra chi dona e chi riceve la donazione. Chi dona deve sapere esattamente a chi va la donazione. Dovete spiegare rapidamente, deve essere un video carino e divertente da vedere,
ma contemporaneamente, e questa è l'altra cosa sorprendente ma assolutamente comprensibile, non deve essere troppo professionale, perché se fosse troppo professionale le persone potrebbero pensare: ok, non avete bisogno dei miei soldi. Ok? Quindi sta a voi trovare l'equilibrio tra la cosa bella ma non troppo professionale, cioè quella cosa che vi può dare la sensazione: ok, se la sono fatti in casa, perché non hanno soldi sufficienti per coinvolgere una produzione professionale. Questo è quello che noi abbiamo fatto, ci siamo messi lì, abbiamo preso le nostre skill, le nostre abilità, quindi io faccio l'autore, quindi ho scritto il testo, gli attori hanno fatto gli attori, avevamo il direttore della fotografia in casa che era la nostra tecnica luce, quindi non è perfetto, l'abbiamo montato sempre noi in casa, quindi non è perfetto, però era un buon video per mostrare un progetto di crowdfunding e soprattutto era fortemente a tema. Questa era, se fate caso, chi è più esperto di video se ne sarà accorto, ci sono un sacco di errori, cioè ci sono inquadrature sbagliate, errori di montaggio, cartelli troppo veloci, non dico che sono stati fatti apposta, ma non ci abbiamo fatto troppa attenzione, nel senso che proprio per lì, se avessimo chiamato un regista professionista a fare questo lavoro tutto bello, tutto pompato, tutto fighissimo, probabilmente, non lo so, non lo posso sapere, ma chissà, magari avremmo ottenuto un effetto diverso. Invece questa sensazione di dire è carino, però certo gli manca qualcosa, in realtà è quello che ti fa dire però sono tenerucci, sono carini, ok, e gli dono dei denari, almeno questo è quello che ci hanno detto Indiegogo e diciamo gli crediamo abbastanza. Questo video ha girato molto su Facebook tra i nostri contatti e i contatti dei nostri contatti, e siamo riusciti così a ottenere le donazioni in questione. Ovviamente oltre a questo video,
qui c'è piccola nota che volevo aggiungere: questo video era in italiano, avete visto i cartelli in italiano, ma noi su richiesta di Indiegogo l'abbiamo anche sottotitolato in inglese. Tutto quello che noi abbiamo fatto, visto che Indiegogo è un sito internazionale e visto che noi avevamo già allora, adesso ne abbiamo di più, ma allora avevamo un po' di contatti internazionali, abbiamo condiviso abbiamo messo i sottotitoli in inglese, non li avete visti qui perché vanno attivati da YouTube, ma insomma c'erano, e in più tutte le descrizioni erano in italiano e in inglese, quindi perché sostenerci? E c'era un elenco di motivi tra il serio e il divertente. Avete visto anche nel video, alla fine sì, cazzeggiamo, ma alla fine le cose dello spettacolo le diciamo tutte: i non udenti, l'idea, la prima compagnia, l'improvvisazione, cioè nell'atmosfera di cazzeggio, però è importante che si dica quali sono i punti di forza dello spettacolo. E quindi motivi, spieghiamo rapidamente che cos'è lo spettacolo, che è fondamentalmente quello che vi ho detto prima, spieghiamo che cos'è il Fringe, perché non tutti ovviamente sono al corrente di chi sono, spieghiamo chi siamo noi e spieghiamo, e questa è una delle cose più importanti, se ce li danno questi soldi che cosa ci facciamo. Le persone non si fidano a darti 5.000 euro così perché c'è un progetto bello, vogliono sapere esattamente che cosa ci fai. In realtà magari te li darebbero lo stesso, però in questo modo sanno esattamente che cosa ci faremo, e la chiave è, vabbè, noi qui diciamo fondamentalmente costa tanto, bla bla bla, la chiave è questa, in cui noi dicevamo: per la permanenza a Edimburgo è stato preso in affitto un appartamento, il costo è 5.000 euro, ora i 12 euro l'abbiamo presi per fare il giochino nel video, ce li possiamo mettere noi, ma il resto li dobbiamo prendere, se no non ci abbiamo dove vivere, viviamo sotto un tetto. E alla fine così chi ci dava le donazioni sapeva esattamente perché avremmo utilizzato, come avremmo utilizzato i loro soldi. Ovviamente c'era anche la versione in inglese. Stavi dicendo qualcosa? No? Ok, perfetto. E chiaramente Indiegogo, come vedete, vi mette anche la possibilità di condividere molto rapidamente le campagne su Facebook, Twitter e un'altra infinità di social network che noi non abbiamo scelto perché colpevolmente all'epoca non avevamo account, quindi ci siamo indirizzati specialmente su Facebook e Twitter. Nella colonna destra, beh, qui vedete chiaramente la richiesta, che era 4.988 euro, e noi abbiamo chiuso a 5.542, quindi in realtà più di quello che chiedevamo, il 111%. La durata della campagna è un altro elemento sensibile. Lo stesso Indiegogo ci disse: non chiedete 5.000 euro in 10 giorni perché non li otterrete, ma non li chiedete nemmeno in 6 mesi, perché l'effetto di averli in 6 mesi, innanzitutto c'è la sensazione che la tua idea sia bella ma non sia urgente, e quindi le persone siano più portate a dirti: vabbè, i soldi li troverai, non ti servono adesso. Quindi di trovare quell'equilibrio, il giusto spazio temporale per convincere le persone a dire: mi servono i soldi, mi servono, non dico adesso ma rapidamente, ok? E quindi noi avevamo scelto 2 mesi fondamentalmente, un pochino meno, un mese e mezzo, 40 giorni mi sembra, 45 giorni. E la campagna si chiudeva, ecco, dal 2 giugno al 22 luglio, sì, quindi poco più di 30 giorni, e si chiudeva il 22 luglio e noi il 26 partivamo per il Fringe, e anche questo dava la sensazione a loro di esigenza. Rapide, ecco come si chiama quell'altro metodo, flexible funding, ecco, c'ha un nome, flessibile, ok, va bene. La campagna si è chiusa, ecco, nella parte di destra c'è l'altra cosa che è vitale per i progetti di crowdfunding. Noi, anche sul consiglio di Indiegogo, abbiamo iniziato a lavorare al crowdfunding più o meno a gennaio, per pubblicarlo a giugno, e ci siamo stati su questa roba anche qui penso un mese. Sono i perk, cioè le ricompense in italiano, la quota di donazione che tu fai e quello che ricevi al tuo quando doni questa roba qui. Le donazioni possono avvenire tramite carta di credito e PayPal, quindi devi aprire un conto PayPal che sia verificato, devi mandare i documenti, insomma, chiaramente ricevendo 5.000 euro loro vogliono essere un minimo tutelati, che tu non sia un criminale che sta spacciando delle sostanze e che quindi si fa pagare così. E queste sono i perk. 5 euro, facile facile, un enorme ringraziamento sul nostro sito e sui nostri social network, la donazione minima, se voi guardate i progetti di crowdfunding, la prima donazione è quasi sempre questa, grazie, è una calorosa stretta di mano. 10 euro, la ricompensa precedente più il tuo nome nei titoli di coda del nostro spettacolo. Perché? Perché noi avevamo questo video che proiettavamo alla fine dello spettacolo,
spero che si possa vedere. Appariva quando lo spettacolo era finito, il tecnico proiettava il titolo dello spettacolo che era scelto dal pubblico. Questi sono i ringraziamenti del nostro spettacolo, cioè i nostri crowdfunder, e finivano ogni sera, e lo sono tuttora peraltro, nei titoli di coda del nostro spettacolo. E quindi per 15 euro, mi pare, o 10, non mi ricordo, ti portavi a casa il nome lì. Non era granché, però ne abbiamo dati via 37, quindi 37 persone sono finite sul, in realtà di più, perché anche tutte le ricompense successive includevano anche questa. 5 euro. E quanti hanno? 5 persone, quindi abbiamo ricevuto statisticamente più da 37 che da 5 euro, dato statistico. Sì, sì, addirittura anche da molti da 25, ne abbiamo ricevuti 29, quindi anche le donazioni ci hanno avuto una media di, mi sembra, 16 euro, 17 euro di donazione a persona, anche se c'è stata una donazione, fra un po' ci arriveremo, questa da 1000 euro, la Charlie Chaplin, che ci ha fatto sballare, va bene, ma comunque 10 euro Max Linder la ricompensa precedente più il nome nei titoli di coda, 25 euro la ricompensa precedenti più un ingresso gratis a un prossimo show dei Bugiardini, apro e chiudo parentesi, molti non li hanno mai riscossi. Questa cosa non so se ci onora o ci, nel senso che hanno preso il biglietto e poi non sono mai venuti, diciamo che su 29 venduti una decina poi si sono effettivamente ricordati di richiedere il biglietto gratis, una cartolina dello show autografata da tutta la compagnia, quando si dice Fortunelli, e una spilletta dello show. Avevamo realizzato delle spillette che vendevamo solo a Edimburgo, vendevamo in realtà, regalavamo solo a Edimburgo, e loro se ne potevano portare a casa una, e 29 ne sono state richieste. Come vedete c'è scritto estimate delivery, perché Indiegogo ti fa selezionare nelle varie ricompense se c'è qualcosa che tu devi spedire a chi sta donando, in quel caso puoi mettere i metodi di spedizione, i tempi di spedizione, bla 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 bla. Oh, 50 euro, questa ricompensa è andata sold out, la ricompensa da 50 euro, vediamo se ci riesco a leggere, le ricompense precedenti più il tuo nome e una tua foto resa d'epoca nei titoli di testa di una serata come regista dello spettacolo, perché se voi guardate sempre nei video di testa noi avevamo questo, vediamo se in questa c'è, forse no perché mi sa che... Questo era il video iniziale, il video che trasmettevamo quando lo spettacolo stava iniziando, quando il pubblico aveva già scelto il titolo. Ma non vi ho detto come si sceglie il titolo. Il titolo appariva qui. Created by Bugiardini, bla 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 bla. Questo rumore che sentite era chiaramente per dare l'effetto proiettore, probabilmente incasinato dai Bugiardini. Le musiche... Forse qui l'avevamo tolto il proiettore. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Scritto da nessuno, prodotto da... E questi sono due crowdfunders che hanno mandato la loro foto e che noi abbiamo anticato e messo lì, e quindi a Edimburgo le persone sono venute e hanno saputo che era stato prodotto da Simon Littlegood, che sarebbe Simone Bonetti, che noi avevamo inglesizzato per l'occasione, e Giacomo Giacchet si chiama lui, per cui era Jack Since Then, che era Giacchet, e some of our bigger crowdfunders, cioè alcuni dei nostri più grandi crowdfunders. E ciò che è stato molto bello è che questa cosa noi l'abbiamo fatta un sacco di volte, addirittura per delle compagnie, per esempio voi conoscete bene Teatro a Molla, sono stati alcuni dei nostri produttori, e quindi anche loro sono finiti nella nostra pagina con Spring Theater. Chiaramente queste cose, a mano che lo spettacolo andava avanti, noi su Facebook ogni giorno di Fringe, sono state 21 repliche tutti i giorni, fra un po' ne parleremo, mettevamo online questa foto con i ringraziamenti e la piccola descrizione della storia che loro avevano prodotto. E questa era la 50 euro, e sono andate tutte esaurite, tutti e 18. 18 perché 18 erano le repliche, in realtà ce n'erano 3 in più che avevamo preferito non vendere per stare tranquilli tecnicamente, però le 18 le avevamo vendute tutte. 100 euro le ricompense precedenti,
presenti, più per la serie Grandi Fortune, la tua presenza dietro le quinte e nei camerini in uno dei nostri futuri spettacoli. Non è mai venuto nessuno, ma va bene così, tanto 100 euro li abbiamo presi. 200 euro, non, grazie al cielo, devo dire, non ne abbiamo venduto manco uno, le ricompense precedenti più il DVD di una delle serate dello show. Questo ha portato tecnicamente un delirio, perché abbiamo ripreso tutte le serate dello show, inutilmente, perché nessuno ci ha richiesto il DVD, però almeno ci abbiamo del materiale d'archivio. 350 euro le ricompense precedenti più la partecipazione ad un workshop di improvvisazione dei Bugiardini in Italia in modi e tempi da concordare, e anche questi non sono stati particolarmente interessanti. 500 euro le ricompense precedenti più la partecipazione a uno spettacolo dei con i Bugiardini. Questa cosa è stata motivo di profonda discussione, perché ho detto, ma dai, ci possiamo vendere per 500 euro? Sì, possiamo venderci per 500 euro. Questa è stata la profonda discussione. In realtà credo che non sia ancora mai stato, non sia venuto allo spettacolo, non l'abbia ancora mai fatto lo spettacolo, però insomma, se mai volesse farlo il founder. Piccola nota a margine, coloro che ci finanziano possono essere anonimi o possono decidere di lasciare il loro nome, quindi Indiegogo permette anche il finanziamento anonimo, e in più non è necessario donare per forza questi perk, cioè 3,50, 5, può anche donare 7 euro se vuoi, Indiegogo te lo permette dicendo non voglio la ricompensa che mi spetta, oppure voglio la prima ricompensa che mi posso permettere con quella cifra lì, dettaglio tecnico. 1000 euro, uno show privato con tutta la compagnia, in Italia o nel mondo, spese di viaggio escluse, un teatro di Rimini si comprò lo spettacolo a 1000 euro dicendo mi piace l'idea, quindi venite a farlo da me, eccovi 1000 euro. Noi sulle prime abbiamo pensato di essere su Scherzi a Parte, poi dopo siamo andati a vedere e in effetti è stato così, e noi a marzo siamo andati a Rimini a fare questo spettacolo con grande successo di pubblico e critica, e questi 1000 euro ci hanno permesso di fare un bel salto in avanti e ovviamente mettere un enorme ringraziamento a questi ragazzi, i proprietari di questo teatro, insomma i gestori di questo teatro, sul nostro sito. Questi sono i perk, quindi le ricompense che puoi ottenere. Prima di, vediamo un attimo, torniamo a PowerPoint. Che diavolo sta succedendo? Abbiate pazienza. Ovviamente sì, sta morendo il mio computer, abbiate pazienza. Play present view. Ok. Sì. Ok. Quindi ci siamo fatti un giro su Indiegogo per vedere il progetto di crowdfunding e abbiamo avuto un po' di fortune. Per esempio abbiamo cominciato a spammare su Twitter, senza esagerare, il progetto di crowdfunding, condividete, aiutateci, e abbiamo avuto, questo nome non vi dirà granché, ma chi è appassionato di improvvisazione forse un pochino, Colin Mochrie, che è un attore di Whose Line Is It Anyway, che è uno spettacolo americano di improvvisazione enorme, che ha condiviso il nostro progetto e ovviamente sono arrivate donazioni dal Canada, lui è canadese, quindi qualcuno si è affezionato. Io lavoro a DJ, quindi diciamo è più facile per me raggiungere, non so, Linus, Fabio Volo, eccetera eccetera. Io ho scritto a Fabio Volo dicendo senti, ci serve sta cosa, facci un favore. Fabio ha retweetato questa roba e sono arrivate delle donazioni grazie al retweet di Fabio Volo, quindi l'aspetto social è fondamentale, perché serve che il tuo progetto venga condiviso e visto dagli altri. Ne ha parlato di noi anche il Corriere della Sera, però crowdfunding chiuso, grazie mille, però insomma comunque noi sul Corriere della Sera ci siamo arrivati e noi di questo eravamo molto contenti. E quindi ecco un'altra roba interessante prima di chiudere, insomma di fare una piccola pausa. Il crowdfunding, a un certo punto il crowdfunding Indiegogo ci scrive, quando eravamo arrivati più o meno a 2500 euro, ci dice ok, è arrivato il momento di ravvivare il vostro progetto. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che create un altro video in cui ringraziate chi ha donato finora e tenete viva la pagina in modo tale che la gente torni a vedere, si crea interesse. Panico, perché non ce l'aspettavamo, quindi abbiamo detto ok, facciamo una roba rapida, facciamolo con i cellulari, ognuno di noi scriviamo un testo molto rapidamente, giriamolo un pezzettino a testa, sarà molto meno divertente ma ci sono le nostre facce, funziona, facciamolo, e questo era il risultato. Ciao a tutti, siamo i Bugiardini.
una compagnia di improvvisazione teatrale italiana. E stiamo raccogliendo dei falli! E stiamo raccogliendo... È matto. ...fondi per portare ad Edimburgo il nuovo nostro, nuovo nostro! E stiamo raccogliendo fondi per portare al Fringe Festival di Edimburgo il nostro nuovo spettacolo. An Improvised Silent Movie. Ovvero per chi non mastica l'inglese, il primo film muto improvvisato della storia. Siamo arrivati a metà del nostro... Rosso come un peperone. Ci hanno aiutato già in tanti. A loro, specie in un periodo come questo. Non possiamo che dire un gigantesco grazie. 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 Purtroppo, però... C'è poco di fare la 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 la, perché la strada per il Fringe di Edimburgo è ancora lunga. E a quei 4.988 euro che ci servono manca ancora molto. Se non l'avete ancora fatto, cliccate su www.silentimpro.com/help us. E se potete, effettuate una donazione. /help us. Non importa quale sia la cifra, perché ogni sforzo, anche il più piccolo, ci avvicina al nostro sogno. /help us. E se riusciremo a raggiungere Edimburgo, vi porteremo in qualche modo con noi. Se poi non potete donare, aiutateci a spargere la voce. Condividendo questo video, suggerendo ai vostri amici di recarsi sul nostro sito. www.silentimprov.com/help us. In questo modo sosterrete la cultura italiana, che non è fatta solo di Totò Cutugno, di Ricchi e Poveri, Albano e Romina Power, ma anche di noi. Aiuterete un gruppo di folli a realizzare il proprio sogno. Grazie. 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 Dal profondo del nostro cuore. Sì, quello dietro era di Pre. Questo qui dietro era, per chi frequenta internet spesso in posti, chi frequenta internet spesso in posti che non dovrebbe frequentare. Ah. Del nostro cuore. Piccolo. Che poveri, Albano, Romina Power. Ma adesso sto addirittura perdendo tempo per farvi vedere di Pre. Vabbè. Grazie. Grazie. Quello lì dietro è Andrea Di Pre, per chi conosce internet. È un fenomeno web. Siccome era venuto ospite in radio da noi a DJ, mi piaceva molto l'idea di fare questa cosa con lui dietro che non dicesse niente. Vabbè. Comunque, questo video fatto in 5 minuti, sbagliato, audio completamente insensato, inquadrature storte, fatto al volo, l'abbiamo messo, ha ravvivato, ha ricominciato a girare, sono arrivato un altro flusso di donazioni. Ogni volta che ti arriva una donazione ti arriva una mail sul cellulare che ti dice hai ricevuto una donazione, e quindi noi abbiamo passato un mese e mezzo della nostra vita a fare aggiorna, e ogni 5 euro stappavamo una bottiglia di spumante. Alla fine quello che abbiamo ottenuto è stato un successo, ovvero incredibile. Ci sono cascati 5.542 euro dei 5.000 che avevamo richiesto, quindi più di quello che avevamo ottenuto. Talmente è stato il successo che siamo finiti su Sky TG24, che ha parlato proprio dell'operazione crowdfunding. Un caso concreto ce lo racconta Silvia Monsagrati in questo servizio in cui andiamo a conoscere un gruppo teatrale che si chiama I V Giardini, che grazie appunto a una raccolta di soldi, di fondi su internet, è riuscito a coronare il sogno di andare al prestigioso Fringe Festival di Edimburgo. Vediamo. L'idea è stata quella di sempre io un spettacolo improvvisato ispirato ai film muti, e la cornice migliore dove poter portare per la prima volta nel mondo uno spettacolo del genere era il Fringe Festival di Edimburgo, che è il più grande festival teatrale almeno d'Europa. Avevamo letto di questo crowdfunding, che per noi era una parola misteriosa, e ci siamo iniziati a informare e ci siamo detti perché no, proviamoci, e quindi abbiamo dato via questo progetto di crowdfunding. Nessuno di noi ci credeva, in realtà abbiamo detto vabbè proviamoci ma non ci arriveremo mai, e invece abbiamo avuto un sostegno
con un entusiasmo clamoroso, quasi incredibile, da parte dei nostri fan, chiamiamoli così. Grazie a 139 founders che hanno finanziato la nostra, diciamo, impresa con dei contributi che partivano da 5 euro, 10 euro, 25, fino ad arrivare a un teatro che ci ha finanziato per 1000 euro. Noi gli abbiamo garantito che a marzo faremo uno spettacolo e faremo probabilmente la prima italiana dello spettacolo a Rimini, al teatro. I soldi arrivano nel momento della donazione, infatti la cosa, una delle cose più belle di quel periodo era controllare il cellulare ogni 3 secondi, perché a ogni donazione ti arriva una mail che ti dice: hai ricevuto una donazione di X euro da Tizio. Quindi Gogo si prende il 4% se riesce a raggiungere il tuo obiettivo e il 9% se non riesce a raggiungere l'obiettivo. I Bugiardini il loro obiettivo sono riusciti a raggiungerlo e nel tempo prefissato sono riusciti a raccogliere i 5.000 euro di cui avevano bisogno e a partire per il Fringe Festival di Edimburgo. Voi avete dovuto dimostrare di aver realizzato il progetto oppure si fidano? È tutto sulla fiducia? Se noi avessimo preso i soldi e non avessimo fatto lo spettacolo, praticamente la nostra reputazione sarebbe stata compromessa nei peggiori dei modi. È successo in passato che per determinate attività di crowdfunding qualcuno abbia preso i soldi e sia scappato. Il nome è pubblicato su tutti i siti internet. Se non li avete raggiunti? Saremmo probabilmente partiti lo stesso. Però grazie al cielo non abbiamo avuto di questi problemi, perché sono arrivate donazioni in abbondanza e poi insomma lo spettacolo, ripeto, Edimburgo ha avuto così successo che noi siamo felicissimi anche di come sia andata poi in seguito. Ok, quindi dicevo, bel successo, enorme, almeno enorme successo, grande soddisfazione, siamo arrivati a 5.500. Come diceva Alessio nel video, se non lo fai, se prendi e scappi soldi, prendi soldi e scappi, è successo in passato, sei finito, nel senso che quelli sono gli ultimi soldi che potrei chiedere a chiunque, perché il tuo nome finisce sul web, fa il giro del mondo e sarà successo una decina di volte che qualcuno ha preso i soldi del crowdfunding è scappato, i loro nomi sono scritti ovunque, quindi se tu cerchi quel nome lì perché magari devi farci un affare scopri che non è una persona onesta e praticamente la tua reputazione è finita. Contemporaneamente Indiegogo chiede delle garanzie per dimostrare che tu sia tu, nel senso da noi ha voluto sapere chi eravamo, l'associazione, i documenti dell'associazione eccetera eccetera eccetera, per verificare che non stessimo sotto false spoglie. Io direi facciamo una pausa, se ci sono domande fatele, se no facciamo una pausa di 2 minuti per bevo un attimo e poi ricominciamo con l'esperienza al Fringe, ok? Mi va? Perfetto? Ok, domanda. Non ho ben capito. Per quanto riguarda il secondo video, Indiegogo vi ha chiesto di come dire, ravvivare la pagina dopo un tot di donazione, dopo un tot di tempo. Questa è una bella domanda, alla quale non ti so rispondere perché più o meno a metà del tempo eravamo a metà delle donazioni. Quindi io non ti so esattamente dire perché lo hanno fatto per il tempo o lo hanno fatto per le donazioni. Indiegogo ti suggerisce in generale di tenere sempre viva la pagina, quindi mi viene da pensare che sia più una questione di tempo che di donazioni. Però non ne ho la certezza di questa cosa. Immagino che sia il tempo, perché Indiegogo ti chiede spesso, comunque loro ti suggeriscono quando ti scrive Indiegogo, ti fanno la lista delle cose da fare per fare un buon crowdfunding, ti dicono temporaneamente vai e ravviva la pagina, metti un commento, metti una foto, metti una cosa che faccia dire al pubblico, ah vedi, non hanno fatto il progetto e poi sono spariti, stanno ancora lì, ci guardano e ci tengono molto a questa cosa. Quindi immagino che sia per tempo, ma non ho la risposta definitiva, ok? Ho capito bene che i 5.000 euro mi sono serviti per pagarvi l'appartamento tutti? Sì. Ma voi avete avuto costi in più? La peppa, sì. Allora, portare la compagnia Edimburgo è costato 15.000 euro. Di questi 15.000, 5.000 erano dal crowdfunding, una parte li abbiamo avuti dai biglietti, perché comunque il Fringe Festival è uno spettacolo in cui si sbiglietta, e una parte ce l'abbiamo messa noi, nel senso che per fortuna poco, perché ci è costato, fondamentalmente ci siamo pagati i biglietti aerei, parte del biglietto aereo, ognuno si è pagato il suo, è stata una sorta di autoproduzione, però sarebbe potuto andare molto molto peggio se pensate solo a questi 5.000 euro. Ma adesso vi farò nella seconda parte... Perché non avete cercato di più?
Bella domanda, perché in realtà anche questo è stato un profondo argomento di discussione. Ci siamo detti, forse è più efficace che dire ci servono i soldi per l'appartamento, piuttosto che dire ci servono 7.000 euro per questo, 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 questo e quest'altro motivo. Abbiamo detto facciamo una cosa concreta, facciamogli capire che ci servono per quella cosa lì e vediamo se funziona. Come al solito non ho la riprova che facendo altrimenti non avrebbe funzionato, però in questo modo per noi ha funzionato. In più 5.000 euro ci sembrava una cifra non troppo alta, non avremmo potuto chiedere 20.000 euro, e non troppo bassa, una cifra sostenibile, diciamo così. Però ripeto, sono tutti ragionamenti che Indiegogo ti suggerisce di fare, ma che poi stanno a te decidere. Ci sono progetti che richiedono 1 milione di euro di finanziamento, in bocca al lupo. Il principio del cofinanziamento, tu chiedi un cofinanziamento, dimostri che tu ci stai mettendo qualcosa di tuo comunque, perché sei al progetto Credi, e quindi questo ti dà più credibilità. Esattamente, nella descrizione del progetto, nella parte iniziale, c'era scritto: noi abbiamo già coperto diversi costi, l'iscrizione al Fringe, il costo dei voli, il costo della venue, il teatro lo paghi, è un affitto fisso, la venue dove siamo andati l'anno scorso, che è la stessa dove andiamo quest'anno, che non è una delle venue principali di Edimburgo, è una venue che sta un pochino imbucata, però è piccolina, è molto, venue sarebbe il posto in inglese, è il posto dove fanno lo spettacolo, sta un po' imbucata, sta un po' fuori, per un'ora più 10 minuti all'inizio e 10 minuti alla fine, durante i quali tu smonti lo spettacolo perché c'è un altro subito dopo, e per un'ora tutti i giorni dal lunedì al sabato, domenica esclusa, noi ci costò £2.500, che non è proprio pochissimo se fate i conti per un teatro, e quest'anno siamo riusciti a ottenere un pochino di sconto, però insomma i costi sono molto alti lì. E ripeto, è una venue da 80 posti, quindi non 200. Allora, dal punto di vista fiscale invece, con le donazioni e raccolte? Allora, non me ne occupo io, nel senso che dal punto di vista fiscale non me ne sono occupato io, io sono la persona più ignorante del mondo, lo ammetto, dal punto di vista fiscale, se ne è occupato il nostro commercialista. Quello che ti posso dire è che le donazioni dal punto di vista fiscale non sono tassate, e in più Indiegogo finisce, il crowdfunding al momento è in una zona grigia. Ci hanno detto che si dice così, cioè fiscalmente in una zona grigia, non si capisce, stanno legiferando adesso in Italia sul crowdfunding, attualmente rientra nel campo delle donazioni, per cui non sono tassate. Tu hai la prova che delle persone ti hanno donato dei soldi, non so come se la vede Indiegogo in quest'ottica, perché loro si prendono una percentuale, non so come funziona per loro, fondamentalmente non me ne sono particolarmente interessato, però per quanto riguarda noi abbiamo ricevute di donazioni di persone che hanno deciso di donare a questo progetto dei soldi senza avere di fatto nulla in cambio. Ecco, la cosa molto importante è che ce l'avete voi o Indiegogo? Ce l'abbiamo noi, ci arriva noi e ci arriva Indiegogo. Indiegogo ci manda sempre la ricevuta. Ecco, l'altra cosa importante: non puoi vendere dei prodotti attraverso Indiegogo, cioè non puoi dire dammi 20 euro e ti vendo questo prodotto, perché sarebbe un problema. Quindi quello che tu devi dare in cambio sono esperienze, sono cose che regali fondamentalmente. Anche qui, perché zona grigia? Perché è strano questo rapporto, nel senso che comunque io ti do una cosa, quindi non so se te la sto vendendo, non te la, come funziona, siamo in una zona grigia di fatto, però al momento funziona così, e funziona così per quasi tutti i progetti. In realtà non si danno beni, ma si danno servizi. Esattamente. Per oggetto anche di Però esatto, rimaniamo comunque in zona grigia, capisci? Cioè non è chiarissima. Quello che noi sappiamo è che di fatto è una donazione, sono persone che ci hanno donato e noi abbiamo le ricevute di queste donazioni, che finiscono sul tuo conto PayPal, in teoria, che poi tu devi versare sul tuo conto online, avendo tutte le ricevute e tutto il resto. Chiaramente noi, l'associazione, poi tutti questi soldi che sono entrati sono anche usciti in servizi per l'associazione, perché siamo andati a Edimburgo, abbiamo tutte le ricevute della parte, quindi insomma dal punto di vista fiscale siamo relativamente tranquilli. Poi come chiunque sa, nel mondo associativo è una rimessa fondamentalmente, lo facciamo perché è bello, perché è una passione, perché è un investimento per un domani in cui magari riusciamo davvero a campare di questo. Per ora tutto questo progetto di andare a Edimburgo è solo un enorme investimento, perché se dovessimo realmente vivere di questo staremmo sotto i ponti, nel senso che siamo in netto passivo sia l'anno scorso sia almeno sulla carta quest'anno, quindi su questo non, chi?
non ci piove. Ne parleremo nella seconda parte. Il vantaggio di fare operazioni del genere, ce ne sono diversi, sono intanto la tua compagnia che assume prestigio, il fatto che ti invitano poi a fare festival e workshop in giro, dove magari riesci come libero professionista tu a guadagnare qualcosa dal workshop, eccetera eccetera eccetera, insomma ci sono altri tipi di vantaggi, però questo per ora è solo investimento. Puoi farlo una volta sola per lo stesso progetto? No, ma sì, nel senso, non puoi farlo una volta sola, ma noi quest'anno non l'abbiamo rifatto, non avremmo avuto motivi, cioè Indiegogo non ti mette limiti, ti dice bene, rifallo se vuoi, tanto a me mi dai sempre la percentuale. Il problema è che non ce l'avremmo mai fatta, nel senso che secondo noi forza di questo progetto era dire è la prima volta che lo facciamo, è un'idea nuova, sosteneteci. Se adesso rifacessimo la stessa cosa non mi sorprenderebbe se qualcuno dicesse ma che volete da noi, cioè vabbè, avete fatto la vostra esperienza, adesso basta. E infatti dopo parliamo di funding, cioè di come siamo riusciti quest'anno ad andare ad Edimburgo senza il crowdfunding. Non ce l'abbiamo ancora fatta, dobbiamo ancora partire, però chissà se magari mai ce la faremo. Altre domande? Allora io farei 5 minuti di pausa per bere e rinfrescarci e ci rivediamo qui fra poco, ok? Grazie.